Mister risponderà alle vostre domande. Cominciamo con Davide Franceschiello, mediatore della TV. Mister, io ho 60 anni e di partite penose del Cosenza ne ho viste tante. Io vorrei che lei mi dicesse una parola di speranza oggi, perché la desse un poco a tutti i tifosi del Cosenza, perché vedere questa squadra sbagliare completamente la partita, sbagliato completamente l'approccio alla partita. Vorrei dire pure qualche cosa dal punto di vista tecnico, ma forse è la cosa meno importante oggi, perché vedere una squadra che si deve salvare come il Cosenza contro una squadra che il Parma è una delle squadre più lente di questo campionato. Il Parma correva 3 volte di più del Cosenza. Giocatori del Cosenza completamente fuori tempo, non erano proprio i tempi della partita, non mi faccio dire i nomi, ma lei li ha visti perché li ha pure sostituiti. Non abbiamo fatto un tiro in porta, il primo tiro in porta è stato al 75esimo più o meno. Se noi non riusciamo a vincere con una squadra come il Parma che non ha nessun obiettivo, con chi vinciamo queste 7 partite che sono rimaste? Ci dia una parola di speranza, perché se questa squadra, con lei alla guida di questa squadra, non riesce ad avere un minimo di grinta, c'è stato soltanto 10 minuti di grinta abbiamo visto, ci dia una spiegazione. Le parole bisogna saperle dosare adesso, in questi momenti bisogna stare zitti e pedalare, però io non condivido totalmente l'analisi. Abbiamo creato minimo 6 o 7 occasioni da gol limpide, loro hanno fatto 3 tiri e hanno fatto 3 gol su errori nostri. Quindi alla squadra io ho detto di continuare con queste prestazioni, perché come ti ho detto abbiamo messo sotto, ognuno la vede a modo proprio, chiaro, io non voglio parlare, ma perché in questo momento devo stare zitto, pedalare, lavorare, e quindi devo abbassare il capo e cercare di tutti ancora per cercare il Cosenza di portare al playout. Però io sono convinto che alla squadra questa prestazione l'ha fatta, poi ci sono stati errori singoli, ma se vai a vedere i 3 gol che abbiamo sbagliato a porta vuota, non mi sembra che non abbiamo tirato. Pier Giorgio Giorno, il DOT. Sì, salve mister. Ancora una volta paghiamo delle distrazioni e ingenuità, perché il Parma ha segnato addirittura con un uomo in meno, quindi lì bisognava fare fallo, non siamo stati nemmeno astuti a fare un fallo. E poi col senno del poi le volevo chiedere se è pentito della squadra iniziale, perché nel secondo tempo, quando sono entrati Florenzi e Di Pardo, la squadra è sembrata più equilibrata e abbiamo messo più in difficoltà il Parma. Grazie. Sì, è vero, è stata un'ingenuità, erano in 10, bisognava fare fallo, è partito da 50 metri, bisognava dargli una spallata e metterlo giù. Sono quando c'è questa tensione, molte volte si commettono degli errori molto importanti, quindi ho detto questo è stato un errore. Nel secondo tempo è chiaro, abbiamo cambiato sistema di gioco e siamo stati più bravi, Florenzi ha dato vivacità a centrocampo, Di Pardo ha dato inserimento e come ho detto, se andate a vedere l'azione da gol, il Cosenza ne ha creato tanto, però è inutile stare qui a parlare, abbiamo perso, quindi bisogna abbassare il capo, bisogna stare zitti, lavorare ancora di più e cercare ancora di più per arrivare ai playout. Io non mollo niente, so che in questo momento sono in difetto con i tifosi del Cosenza, con la società, però io non mollo, perché sono convinto che queste prestazioni, limando tanti errori, poi arriveranno anche qualche vittoria, perché io vi ripeto, se andate a rivedere bene la partita abbiamo creato molto. Manuel Soluri, RTC. Sì, mister, condivido con lei, insomma, molte le occasioni create, però molte delle quali, diciamo, dopo il doppio svantaggio, no? O forse dopo il gol sul calcio di rigore, insomma. Nel primo tempo cosa è mancato? E poi le chiedo anche un giudizio sulla prestazione di Palmiero. Ma se andate a vedere prima del rigore, il loro primo gol, noi le nostre 2 occasioni le abbiamo avute noi. Se Laura mette una palla dietro la Rivei, mettevamo gol, c'è stato un colpo di testa di la Rivei che ha anticipato il portiere. Loro il primo tempo hanno fatto il gol e basta. Chiaro, non avevamo avuto un approccio molto importante, è vero. Il secondo tempo sul 2-0, cioè, se andate a vedere dopo un secondo, abbiamo preso un gol dopo un minuto e poteva tagliarci le gambe, invece siamo stati in partita. Abbiamo avuto una palla, 2 con la Rivei, 2 con Pandolfi e Palmiero davanti alla porta, una porta vuota. Cioè, noi abbiamo creato tanto, poi se non le mettiamo dentro è colpa nostra, chiaro. Però sono convinto che non abbiamo fatto una brutta prestazione. Palmiero ha fatto una buona prestazione sbagliando qualche passaggio di troppo, però ha fatto una buona prestazione, ci ha messo tutto il cuore, ha avuto la palla del 2-2 sulla rietta piccola, il portiere gliel'ha presa. Io questi ragazzi non gli ho niente da rimproverarci.
andiamo a rimproverare, perché credo che hanno fatto una partita col cuore. Poi è chiaro che adesso siamo sotto scafo, dobbiamo stare zitti, chinare la testa e lavorare. Ognuno la partita la vede a modo proprio, è chiaro. Però io credo che la squadra abbia prodotto parecchie situazioni da gol. Danilo Pere, Gazzetta del Sud. Mister, buon pomeriggio. Sta chiaramente ricercando diverse soluzioni settimana dopo settimana, anche oggi magari ha provato caso come quinto, una scelta che poi alla fine non ha funzionato anche alla luce del risultato, specie sul secondo gol, lì mancava la chiusura, se non ricordo male, dell'esterno. Sul secondo gol no, perché era una palla inattiva, eravamo a zona, c'è stata una respinta, non mancava lui, mancava i tre che dovevano coprire la zona, perché era una palla inattiva, un calcio d'angolo, fatto gol il loro centrale difensivo Danilo, quindi non era una ripartenza. Volevo chiederle a proposito comunque se c'è la possibilità di vedere il 4-2-3-1 dall'inizio nelle prossime occasioni, perché comunque sembra dare maggiore equilibrio quando passiamo poi 4-2-3-1, è successo già in diverse occasioni. Su questo hai ragione, ti do pienamente ragione. Il 4-2-3-1 ha creato molte più situazioni, proprio Palmiero l'ha avuta, Laura, secondo me ha giocato una gran partita. Quando Situm ha fatto il terzino, ha fatto una grande partita, ha creato sempre la solidità. Se quella fosse la chiave di vincere le partite, lo farei subito, sinceramente. Io per il Cosenza farei di tutto, ti dico la verità. Però molte volte vedi in allenamento questa squadra qui e ti dà una sensazione di grande compattezza. Oggi, vi dico la verità, mi prenderanno per matto, per visionario. Se c'era una squadra che doveva fare qualcosa di fare più gol, questo era il Cosenza, rivedetevela bene. Poi ho detto, sto zitto, prendo gli insulti, farò di tutto per salvare il Cosenza, ma la partita bisogna analizzarla per bene. Su caso quinto? Caso quinto era stata una situazione come lo fanno anche loro con un attaccante. Abbiamo cercato, non è riuscito a ribaltare l'azione, ma non ha neanche sfigurato, perché Rispoli non è che ha fatto chissà che, perché l'azione del gol, come ho detto, era una palla inattiva. Era una soluzione che avevamo provato, che era venuta bene, non ha dato quei frutti, anche se andate a rivedere però dopo il primo tempo due o tre situazioni che ha portato a palla detta, bisognava essere bravi nelle rifiniture. Noi abbiamo sbagliato tantissime rifiniture nell'ultimo passaggio. Grazie.